l'ISSO ha deciso di pubblicare questa biografia di Francesco Dore. Il libro nasce dalla volontà di far conoscere una figura, ahimè, molto sconosciuta anche ai stessi milanesi. Lui è nato a Ozai nel 1860, lui era un medico, discendeva da una famiglia di medici. Subito dopo la laurea è stato mandato nella condotta di Orune. A Orune è subito diventato un personaggio di rilievo, tra l'altro ha contribuito a far fare le famose pace di San Giovanni. Ha incominciato la sua attività politica, prima come consigliere provinciale, poi nel 1913 è stato eletto al Parlamento, dove è rimasto fino al 1921 e nelle elezioni del 1921 si è presentato in polemica anche col famoso Listone, dentro cui c'erano anche i fascisti. Lui quindi era sostanzialmente un democratico, lui si definiva un radicale cattolico, un termine oggi abbastanza ridicolo. Ma in quel periodo radicale voleva dire uno essere antigovernativo, contro il potere delle clientele. Infatti una delle caratteristiche di Francesco era la sua estrema onestà e integrità. Lui ha scritto molti bellissimi articoli anche sulla Nuova Sardegna e sull'Ortobene. Utilizzava la Nuova Sardegna anche per informare i cittadini nuoresi di quello che succedeva in Parlamento. Quindi era un modo anche per comunicare agli amministratori locali tutte le opportunità che c'erano. Dopo il 21 si è sostanzialmente ritirato a vita privata, ha cominciato a fare il medico legale a Roma. Poi, nella fase finale della sua vita, è tornato in Sardegna e lì ha fatto una grande collaborazione con il giornale Ortobene, dove sono scritti molti belli articoli, tra cui alcune cose molto interessanti sulla guerra e pace e su Grazia Deledda. Ma io credo che un cittadino sardo dovrebbe conoscere la storia della Sardegna. E certamente Francesco è stato un personaggio importante nella storia della Sardegna, in particolare della Barbagia e del Molise.